Canto 19. O Simon Mago, o suoi miseri seguaci che per oro e per denaro date, adulterandole, a coloro cui non spettano le cose di Dio che dovrebbero invece essere spose della bontà. Ora, però, è giusto che per voi sia arrivata l'ora di pagare. Per questo siete rinchiusi nella terza bolgia, quindi eravamo già finiti nella bolgia successiva, cioè saliti in quella parte del ponte che sovrasta direttamente il centro della bolgia stessa. Oh Dio, quanto è grande la tua opera che mostri in cielo, in terra e nell'inferno, e quanta giustizia distribuisce la tua virtù. Io vidi la pietra ferrigna delle pareti e del fondo piena di fori, tutti della stessa grandezza e rotondi. Questi non erano molto diversi da quelle fonti battesimali che sono nel mio bel battistero di San Giovanni e costruite appunto come luogo per battezzare. Ricordo che non molto anni or sono, purtroppo dovetti rompere proprio una di quelle perché un bambino, disgraziatamente, vi cascò dentro e per farlo uscire e salvarlo, la si dovette appunto rompere. E questo valga finalmente una volta per tutte per coloro che vigliaccamente raccontano quel fatto in altro modo, accusandomi di impietà per quel gesto che fu invece indispensabile. Fuori da quei fori a ciascun dannato che stava praticamente a capo in giù, perché questi sono peccatori che hanno capovolto gli interessi umani, sporgevano i piedi e le gambe fino alla coscia, mentre l'altra parte del corpo stava dentro. A tutti erano lambite dalle fiamme entrambe le piante dei piedi, per cui le giunture delle gambe stesse si muovevano così violentemente che avrebbero avuto la forza di spezzare funi e catene, così come suole fare la fiamma sulle cose unte, che si muove soltanto sulla superficie, nello stesso modo tale fiamma faceva dai calcagni alle punte dei piedi di quei dannati. Maestro, chi è costui che reagisce muovendosi più degli altri suoi simili? Io dissi. E dal quale una fiamma più rossa e viva quasi sembra prendere alimento? Ed egli a me: se tu vuoi che ti porti laggiù attraverso quella più bassa e ripida costa pietrosa, scendendo così più all'interno della bolgia stessa, potrai allora sapere direttamente da lui, sia di se stesso, sia di tutti i suoi peccati. Mi interessa, ma desidero quello che piace anche a te. Tu sei la mia guida e sai che non mi allontano dal tuo volere. E poi tu conosci anche ciò che non dico, cioè conosci anche i miei pensieri. Allora arrivammo sul quarto argine. Voltammo e discendemmo sulla sinistra, laggiù nel fondo della bolgia pieno di fori e maleggevole. Il buon maestro che mi aveva quasi preso in braccio per farmi scendere in quel punto praticamente inaccessibile ad un essere umano, non mi lasciò finché non riuscì ad avvicinarmi alla buca in cui era infilato colui che esprimeva il suo grande dolore con il frenetico movimento delle gambe. Chiunque tu sia, tu che tieni di sotto il di sopra, anima triste e conficcata come un palo per terra, iniziai a dire: se puoi, parla. Io stavo come quel frate che confessa al perfido assassino che è ormai ficcato per terra ed è condannato a morire. Quel dannato, che era Niccolò III, sentendo che qualcuno stava avvicinandosi, gridò immediatamente: oh Bonifacio VIII, sei tu già qui? Sei tu già qui pronto a prendere il mio posto? Di molti anni mi ha mentito il libro del futuro. Per essere morto così, prima del previsto, eri forse già tanto sazio di quell'avere ricchezza e potenza in terra? Eppure, per averle non temesti di prendere con l'inganno la Chiesa, ovvero di farti eleggere Papa, inducendo Celestino V al grande rifiuto, cioè alla rinuncia al papato, e poi fare della Chiesa stessa uno strazio, a tuo esclusivo vantaggio. Dallo stupore, dalla meraviglia, mi sentii confuso come coloro che, non comprendendo ciò che viene loro risposto e detto, quasi ingannati o dileggiati, non sanno più, in una sorta di imbarazzo, cosa rispondere. Allora Virgilio, togliendomi dallo smarrimento, disse: digli subito, non sono colui che tu credi io sia.
Ed io dissi subito ciò che mi fu consigliato. Per cui lo spirito dannato storse i piedi quanto più era possibile storcerli. Quindi, sospirando e piangendo, mi disse: «Allora, tu cosa vuoi da me? Se ti interessa di saper chi io sia, tanto da essere sceso in questo luogo, ebbene, allora sappi che io portai il manto da papa, con il nome di Niccolò III. Purtroppo però rimasi ugualmente legato alla mia famiglia, quella degli Orsini, e così, avido di far avanzare i miei familiari, fui grandemente colpevole di nepotismo, e lassù per questo infilai nella mia borsa, rubai averi e ricchezze, cui invece ho messo in borsa me stesso. Sotto la mia testa, entro le fessure, le caverne della roccia, stanno sdraiati gli altri papi che mi precedettero e che praticarono la simonia, tutti attaccati l'uno dietro all'altro come fossimo tanti pezzi di una catena. Così più sotto scenderò anch'io quando verrà colui che credevo fossi tu, cioè Bonifacio VIII. Lui verrà al mio posto in questa posizione ed io slitterò più in basso. E spingerò quello sotto di me ancor più sotto nelle fessure della roccia e così via tutti gli altri. Per questo, quando ti sei avvicinato, ti ho fatto subito quella domanda. Ma il tempo in cui sono stato così capovolto e con i piedi bruciati, 20 anni, è stato più lungo di quanto starà Bonifacio VIII in questa stessa mia posizione con i piedi rossi per il fuoco. Infatti, dopo di lui verrà da ponente un altro papa, fuori legge, con colpe ben più gravi e vergognose di tutte le altre, e quindi lui rimarrà il primo pezzo, il primo tratto della catena, cioè con le gambe di fuori, e ricoprirà così in questo pozzo sia Bonifacio VIII che me stesso. Lui sarà il nuovo Jason, di cui si legge nel libro dei Maccabei, il quale divenne sacerdote degli ebrei, comprando il favore di re Antioco Epifane e corrompendolo, abbandonandosi poi a vita licenziosa. Infatti, nello stesso modo agì anche Clemente V, che fu arrendevole verso il re di Francia, a cui promise, per strappare appunto il papato, larghe concessioni, tra cui l'uso di tutte le decime. Io allora non so se a quel punto fui troppo temerario, rivolgendomi a quel dannato con parole molto aspre. In questo modo. Deh, ora dimmi, quanto denaro volle nostro signore prima di dare le chiavi a San Pietro? Certo non chiese altro se non seguitemi, e né Pietro né gli altri si fecero pagare oro e argento da Mattia, quando a questi fu assegnato in sorte il posto di cassiere che era stato perduto dal peccatore Giuda Iscariota. Perciò rimani qui, perché è giusto che tu sia punito così. E ricordati sempre del denaro mal tolto che ti portò ad essere contro Carlo d'Angio e a perseguitarlo, fino a togliergli il titolo di senatore romano e la carica di vicario imperiale in Toscana, per appropriarti indebitamente di denaro e di altro. E se non fosse che ancora me lo impedisce anche qui all'inferno il rispetto per le preziose chiavi che tenesti in custodia nella vita terrena, userei parole ancora più gravi e dure, perché la cupidigia dei papi e la vostra avarizia corrompe il mondo, umiliando i buoni ed innalzando sempre i malvagi. A voi, pastori di anime, deve aver pensato San Giovanni Evangelista, quando nell'Apocalisse da lui fu vista colei che siede sopra le acque, cioè una donna, ovvero la Chiesa, puttaneggiare con il re. Quella stessa Chiesa che era nata con i 7 doni dello Spirito Santo e che trasse forza e pensiero dai 10 comandamenti, finché vi furono pontefici virtuosi. Invece vi siete fatti un dio d'oro e d'argento. Allora quale altra differenza vi è fra voi e gli ebrei, se non che loro hanno adorato un solo idolo d'oro e voi ne onorate 100? Ai, Costantino, di quanto male fosti madri, tu che donasti Roma alla Chiesa, al Papa per gratitudine, essendo stato guarito dalla lebbra. Certo, facesti un grande danno, non con la tua conversione, ma perché con quella donazione quel Papa Silvestro che accettò divenne pure ricco e politicamente importante. E mentre io gli dicevo queste cose, o per la rabbia o per il rimorso di coscienza, lui sbatteva forte i piedi. Io credo bene che alla mia guida, Virgilio, giudicando dall'espressione del volto con cui mi ascoltava attentamente, piacesse il tono delle mie parole veraci. Poi Virgilio mi riprese a sé.
come per abbracciarmi, e dopo che mi ebbe afferrato strettamente, ritornò per la stessa via da cui era disceso. Né si stancò di tenermi ben stretto, e così mi portò fino al punto centrale più alto del ponte, che congiunge il quarto al quinto argine, quindi sulla quarta bolgia. Qui dolcemente mi depose come un amato e prezioso carico sullo scoglio, cioè su quel ponte impervio e ripido, tanto che sarebbe stato duro da superare anche per una capra. Qui mi fu presentata un'altra bolgia, la quarta.